Eccolo, si sente? Ok. Buonasera a tutti quanti, buonasera e grazie di essere qui. Sono Chiara Barberini, eh, presidente del circolo legambiente dell'agro romano meridionale e oggi sono in veste anche di conduttrice e eh, assieme a, ad Elena. E innanzitutto vorrei fare un uh, ringraziamento sincero e caloroso al, al Teatro della Dodicesima che ci ha dato questo spazio che è sempre disponibile. Uh, non vedo Massimo ma comunque lo sa Massimo e lo ringrazio infinitamente. E adesso passo la parola alla mia collega Elena. Grazie, buonasera a tutte e tutti, io sono Elena Mazzoni, sono la portavoce della Rete Tutela Roma Sud e la Rete Tutela Roma Sud è una realtà composta da circa 20 tra comitati di quartiere, movimenti e associazioni dell'area, principalmente dei Castelli Romani, area sud e quindi oggi abbiamo deciso di promuovere insieme al Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale con i comitati di quartiere Tordicenci, Spinaceto, Treppini Castell decima e il coordinamento dei comitati del nuovo del nono municipio questa assemblea questa assemblea che è anche una sorta di convegno quindi scorreranno poi delle slide informative e vi do delle informazioni proprio rapidissime allora noi siamo stiamo andando in diretta su web tv 55 quindi sarà possibile comunque rivedere questa trasmissione sulla pagina facebook di castelli notizie e le slide che scorreranno magari non saranno completamente visibili bene questa sera dal teatro oppure da chi per chi ha collegato e le mettiamo sul nostro sito che è www.retetutela.wardpress.com quindi io proprio per ringraziare le realtà con, i, con le quali abbiamo organizzato questa assemblea chiederei a mario pagani e guido basso di raggiungermi qui sul palco per un breve saluto quindi mario pagani che è il segretario del coordinamento dei comitati del nono municipio e Guido Basso che è il presidente di tutti quanti i comitati di quartiere Tordicencio, Spinaceto, Treppini e Castel di Decima. Mario, prego. io sono, sono velocissimo. Allora, noi abbiamo 21 comitati all'interno sul nono municipio, siamo praticamente il 60%. Eh, io faccio da segretario ai comitati e su questo tema vi dico che sono divisi c'è il sì c'è il no e noi siamo su tutti i tavoli sia che sia sì sia che sia no questa sera l'abbiamo ritenuta un'assemblea uh, informativa e devo essere brevissimo a me piacerebbe di vedere quanti di voi sono favorevoli al termovalorizzatore mi piacerebbe perché così i relatori sanno con le persone che parlano. Quanti sono? Alzate la mano perché non, non, non mordiamo, quanti sono quelli favorevoli? Favorevoli, favorevoli perfetto, quanti i contrari? E tutto il resto, bene, anche gli astenuti. Benissimo. Bene, io ringrazio. Abbiamo collaborato su questo evento e abbiamo visto quali sono i contenuti sono contenuti informativi dobbiamo capire bene come cittadini quali sono i vantaggi gli svantaggi abbiamo sentito molte volte la fonte del sì oggi sentiamo la fonte del no ho finito, grazie a tutti grazie Mario Guido eh, buonasera a tutti, sono Guido Basso il presidente del comitato di quartiere eh, Tordicenci, Spinaceto, eh, Treppini e Castel di Decima e vi do il benvenuto nei nostri quartieri anche il mio intervento è un intervento molto eh, stringato e poi quando sarà eh, magari più in là nella discussione eh, faremo conoscere quelle che eh, sono state le decisioni prese da questo comitato che è piuttosto grosso, piuttosto ampio con un grosso direttivo e alla fine non abbiamo votato per sapere e per conoscere eh, per far conoscere agli altri se eravamo d'accordo oppure no, a favore o contrari. Non l'abbiamo fatto perché abbiamo visto che la popolazione è spaccata, all'interno del direttivo eravamo spaccati a quel punto, non abbiamo proprio votato. Quindi il nostro comitato di quartiere è un comitato che non è entrato nel merito del termovalorizzatore sì o no però abbiamo espresso delle critiche delle forti critiche sia per l'ubicazione a santa palomba soltanto lì mentre noi avevamo chiesto al sindaco gualtieri con una lettera uh, piuttosto tosta e all'assessore um, all Sabrina Alfonsi avevamo chiesto di almeno almeno visto che Uh, con 300.000 tonnellate si riesce ad avere un termovalorizzatore che comunque si può tenere in piedi. Almeno di farne due, uno a Roma Sud, e uno a Roma Nord e di fare tutte le altre aziende di contorno non quei due quartieri, ma uh, a cornice dell'accordo corda anulare. Ora, di queste due cose, la prima, il sindaco non ci rispose, ci rispose solo l'assessore, la prima non se ne è più parlato quindi è Santa Palomba e basta. La seconda invece poi nelle varie eh, successive riunioni che hanno fatto, a cui hanno partecipato sia il sindaco sia l'Alfonsi, hanno detto tutte e due che tutte le altre società almeno questo lo hanno dichiarato eh, tutte le altre società non saranno nel nono municipio ma saranno in altri municipi almeno questo auguriamoci che, che avvenga. Per quanto riguarda la viabilità la terza cosa che avevamo chiesto non se ne sa niente perché la viabilità attuale non sopporta già il traffico che c'è figuriamoci mille e passa mille addirittura duemila tra andate e ritorno che fanno i camion se prima non no, sistemano la Laurentina, la Deatina, l'Appia e, e, e la Pontina non si capisce tutti questi camion dove andranno a, a parare. Mi fermo qui ci sarebbe tantissimo da parlare e ora però do la parola a, ai nostri eh, a chi ci ha invitato e li ringraziamo anche per questo. Grazie. Grazie a te, grazie a te Guido e grazie anche a Mario. Allora, eh, infatti sì, eh, ringraziamo molto eh, i relatori che sono intervenuti oggi, e è un piacere davvero avervi qui, eh, siamo onorati. Abbiamo con noi il professore, uh, il, uh, il docente di chimica dell'Università La Sapienza, uh, Marco Bella. Abbiamo la dottoressa e anche la presidentessa dell'ISDE, Laura Reali. Abbiamo uh, il segretario della CGL di Roma e Lazio, uh, Natale Di Cola. Grazie, benvenuti. E, mm, e so che sta arrivando anche il professor uh, Michetti, che è professore in diritto amministrativo e anche avvocato, quindi ci sta per raggiungere. E nel frattempo vi vorrei anche un po' oh, rappresentare come avverrà questa assemblea perché vuole essere uh, da, una parte da una parte informativa innanzitutto, quindi condivideremo con voi, con i relatori, delle slide e, e poi um, slide che tratteranno ovviamente dell'inceneritore o termovalorizzatore sotto diversi aspetti, quindi c'è l'aspetto prima economico poi l'aspetto sanitario e, e poi l'aspetto ambientale anche e... Dunque, poi uh, questa assemblea avrà anche un aspetto propositivo uh, perché uh, queste slide si concluderanno con un documento che uh, presentiamo ai vari consiglieri municipali del nono municipio, ne vedo qui uh, già qualcuno e, e quindi vorremmo che questo documento poi venga presentato in aula consigliare e poi dopo vi spiegheremo uh, meglio come uh, funzionerà. Nel frattempo girerà anche la nostra collaboratrice Francesca per chi volesse fare uh, le domande. Quindi, mentre diciamo, ci relazioniamo con i relatori, girerà questo modulo per chi vuole intervenire alla fine di questa, uh, di questa nostra uh, relazione, diciamo, di questa nostra esposizione. E quindi direi a questo punto di entrare eh, nel cuore, nel vivo eh, della nostra assemblea, e passo la parola a Elena che vi, mostri, vi mostrerà la prima slide. Vai Elena. Sì, grazie. Volevo ricordare che abbiamo collegati con noi online, che ci stanno seguendo, il comitato unitario a no, quarta linea di Acerra. E sono collegati, poi interverranno, però non li vedete, però sono diciamo, l'altra esperienza, l'altro relatore, in questo caso invisibile, però sono collegati con noi dall'inizio. Chiederei se per favore mi mandate le slide, grazie. Allora, noi abbiamo voluto iniziare questa quest assemblea informativa mh, su una questione la Vil Pecunia, cioè quella cosa che interessa un po' a tutti, che è l'argomento economico. Quindi quanto costerà questo impianto. Allora noi abbiamo iniziato partendo dalla questione del terreno acquistato a Santa Palomba, acquistato per un valore molto oltre quello che è il reale valore di quell'area, che è 7 milioni è stato acquistato a 7 milioni e mezzo. Noi sappiamo oggi siamo al 10 novembre del 2023 quando ad aprile del 2022 Gualtieri diede l'annuncio, che veramente arrivò proprio come un fulmine a ciel sereno, dell'impianto, si parlava di un impianto da 600.000 tonnellate che sarebbe costato all'incirca 700 milioni. Nel tempo, ovviamente, queste cifre sono, sono lievitate, quindi è arrivato ad un impianto a costare. Un miliardo senza i costi accessori. Che cosa vuol dire i costi accessori? Tutti quegli impianti che servono a, appunto a far funzionare il termovalorizzatore o inceneritore in sé. Uno tra tutti il famoso impianto di stoccaggio delle CO2. Ci dovrebbe essere un'altra slide oltre questa, che, mh, che lo fa vedere appunto queste questioni che noi abbiamo sollevato. Il famoso impianto appunto, di stoccaggio delle, delle CO2, che ad esempio non è compreso all'interno del, del miliardo, e sappiamo che quello è un impianto molto costoso. Oltre a sapere che eh, la normativa europea dal 2026, ma facciamo finta che noi. Il, Facciamo come al solito, che ci vuole sempre un po' di tempo in più. Dal 2028 eh, metterà gli inceneritori fuori dagli impianti green, quindi le tonnellate di CO2 prodotte dagli inceneritori, come da qualsiasi altro impianto che produce CO2, dovranno essere pagate 85 euro a tonnellata. Questo è un ulteriore costo. Noi l'abbiamo messo qui, abbiamo messo il costo iniziale, il costo che ha lievitato. L'altra questione, che è una domanda che poi magari andremo ad approfondire ulteriormente, la questione dell'acqua, la questione dell'unico proponente ACEA come magari è un nuovo monopolio e poi tutto quello che noi ci chiediamo è perché tutta questa gestione va contra contrario a quello che era stato previsto dentro il piano rifiuti regionale. Quindi la prima domanda che io vorrei fare al segretario della CGL, che sappiamo che hanno un piano, è un piano alternativo, è proprio questa sui costi. Chi pagherà questi costi e questi costi sono veramente, veramente necessari e sono veramente collegati al tipo di impianto che purtroppo ancora non, non sappiamo quale sarà e quando sarà. Grazie. Buonasera e grazie per l'invito. Prima di rispondere, però, per contestualizzare, perché altrimenti diventa complesso riuscire a entrare nel vivo, visto che ci abbiamo anche tante cittadine e cittadini che hanno ipotesi e idee anche diverse. La cosa più grave che rimane, a prescindere poi dal merito, è che, eh, ragionavo prima, fra poco più di un anno ci sarà il Giubileo, mancano proprio eh, 13 mesi, e l'amministrazione ha usato uno stratagemma, cioè quello del commissariamento per il Giubileo, per un impianto e oggi siamo qui, eh, non possiamo discutere neanche della gara e quindi del progetto. E il primo punto, e penso sia il più grave in assoluto, è quella di una scelta di mancata partecipazione e di trasparenza. Non possiamo discutere del progetto perché il progetto non lo conosciamo. Non possiamo discutere dei costi effettivi perché i costi effettivi nessuno ce li dice. Sappiamo, ma questo l'avevamo detto un anno fa, che i costi non sarebbero stati quelli che avevano detto. Sappiamo che c'è una tassa sulle emissioni e all'inizio anche questa non veniva detta. Sappiamo che l'impianto di cattura dell'OCO2 è un impianto molto sperimentale e quindi rappresenta una scommessa su cui non è certo che verrà realizzato. Sappiamo che l'amministrazione non ha fatto nessuna valutazione alternativa. Ecco, la cosa più grave di tutto questo processo è che ci troviamo a dire sì o no su una scelta di cui non abbiamo potuto parlare, di una scelta di cui non abbiamo potuto dire quali potessero essere le alternative da fare e non si è potuto fare neanche e questa era una delle proposte del piano non di fare quello che dice la CGL o Legambiente o altri soggetti, ma eventualmente di fare un grande concorso non su chi realizzava il termovalorizzatore, ma su cosa fare dopo un grande processo. Fatta questa doverosa premessa che inquadra la discussione perché altrimenti non capiremo dove siamo andiamo a chi paga e purtroppo questo non sarà un impianto pubblico perché bisogna dirselo non è... se vincerà Acea perché Acea ha fatto il project, poi ci sarà una gara e in base alla gara poi si vedrà, se vincerà Acea in ogni caso non sarà un impianto pubblico perché eh, come voi sapete Acea dipende su diciamo eh, di, diciamo a una maggioranza di azionariato ma a una governance molto legata al privato e quindi chi pagherà pagheranno le cittadine e i cittadini con la tariffa eh, perché ed è le notizie il motivo uno dei motivi per cui ancora la gara non è uscita era proprio legata ai costi è legata anche a una cosa molto semplice chi deve costruire questo impianto deve fare del business deve avere degli utili e la cosa più grave ed è la cosa che uno dei motivi che noi ci hanno fatto dire con chiarezza no al termovalorizzatore, è che aumentando i costi, purtroppo aumenteranno gli anni in cui il termovalorizzatore dovrà stare in funzione. Quindi quello che noi abbiamo definito la dittatura della caldaia e quindi l'idea che per i prossimi 25-30 anni, perché saranno questi gli anni che servirà a chi investirà per ammortizzare. Ammortizzare questi costi vuol dire dare a Roma una zavorra che per i prossimi, mentre il mondo progetta alternative, noi, come l'abbiamo definito, teniamo lo sguardo rivolto al passato, perché è giusto dirselo, io ho letto in questi giorni eh, diversi studi, mentre noi i termomotorizzatori li accendiamo da altre parti o li riconvertono o li chiudono, quindi e questo è questo il tema, quindi purtroppo... Stiamo facendo un passo più lungo anche economicamente della gamba che poteva fare il comune e lo facciamo nel peggiore dei modi. Non si scelgono tecnologie che sono sostenute e finanziate, non lo facciamo con tecnologie che hanno uno sviluppo nel lungo periodo, lo facciamo su impianti che guardano al passato e che hanno dei costi che forse siete ottimisti a immaginare che siano un miliardo. Io penso che alla fine, alla fine della, del racconto di questa. Di questa vicenda, io spero sempre che il Comune un giorno si svegli e decida di cambiare il suo piano, ma se mai dovessero continuare a perseverare su questa strada, le risorse che saranno necessarie saranno molte di più del miliardo di cui si parla in questi giorni. Grazie mille Natale, grazie. Eh, vi invito ad appuntarvi eventuali domande da poter, da poter fare, come diceva Chiara, c'è cioè Francesca. Io, andiamo, io credo che possiamo andare avanti perché c'erano numerosi spunti anche nella risposta di Natale. Esatto, anche perché poi tra le altre cose, come si può vedere in questa slide. E Gualtieri prima di essere eletto che cosa diceva? Qui abbiamo un tweet, peccato che non si legge bene: un tweet e anche una dichiarazione che risale a luglio del 2021, eh, in cui Gualtieri diceva appunto che uh, un nuovo termovalorizzatore uh, richiede, richiede almeno sette anni, nel frattempo, cioè non nel frattempo era come se era propenso ad, ad aumentare, dice noi, più che l'inceneritore, perché non aumentiamo la differenziata e anche la filiera di impianti in linea con gli obiettivi europei? E in questo contesto, diceva, il termovalorizzatore già esistente a San Vittore è sufficiente, questo lo diceva prima di essere eletto. E non solo, poi... Eh? quando parlava con noi esatto per farsi leggere lui diceva questo e poi oltretutto eh, diciamo mh, parlava anche di un sistema porta a porta quindi rilanciare la differenziata sistema porta a porta rilanciare quindi l'ama eh, quindi diciamo un po' sistemare questa raccolta dei rifiuti e poi viene eletto viene eletto e quindi è cambiato qualche cosa? Viene letto e in questi anni dal 2021 al 2023 nulla è cambiato. Ci ritroviamo con i rifiuti in strada. Ha messo dei cassonetti più belli, ma ha proseguito con il sistema dei cassonetti tutti belli, decorati, L'abbiamo abbiamo visti dipinti, poi non so in qualche municipio di Roma e fatto sta che Niente, non abbiamo comunque, non c'è il porta a porta, non c'è quello che lui proclamava prima e continuiamo ad avere rifiuti di strada, quindi sembra che il problema continui ad essere la uh, raccolta e un sistema ama ah, inefficiente. Quindi la domanda che rivolgo questa volta al professor Bella, appunto, quindi in questo contesto, cosa ne pensa? Il problema è la raccolta, la soluzione è il termovalorizzatore o meglio inceneritore? Allora, qui potremmo entrare in una discussione infinita sul termovalorizzatore e inceneritore. Gente, chi è favorevole dice termovalorizzatore, chi è contrario dice inceneritore. Io mi sono letto il piano rifiuti del Comune di Roma, no? E il termine tecnico è impianto di trattamento termico dei rifiuti, il cui trattamento termico è l'inceneritore, no? È l'incenerimento, quindi quello è questo, questo è da piano di rifiuti di Roma. La domanda grossa è: qualcuno dice ci sarà un recupero energetico? E questa cosa è molto, molto dubbia, o almeno non io da docente universitario parlo A nome personale, non, non c'entra nulla la mia università in questo contesto. Dico io, i dati non ce li ho. E ha detto molto bene Natale. Cioè, io non, non, io quando Mario prima diceva chi è favorevole e chi è il contrario, ma chi è favorevole e chi è contrario a che cosa esattamente? Che non esiste il progetto. E stiamo a distanza di un anno e mezzo. E di, io, da docente universitario, devo dire guardate, datemi i dati, fatemi vedere il progetto, spiegatemi cosa volete fare lo sapete che l'impianto per la cattura dello CO2 da un inceneritore, termovalorizzatore, impianto, non esiste al mondo al momento quindi questo sarebbe il primo cioè noi vogliamo fare qualcosa ancora più sperimentale e senza avere diciamo, questi elementi io non so, uno, se mi risolverà il problema dei rifiuti che è la cosa più importante al momento il problema dei rifiuti è essenzialmente sulla raccolta, la scarsa differenziata. Roma ha solo il 45% al momento di raccolta differenziata. Si può arrivare almeno a 65%, quelli sono gli obiettivi europei. Se no, andiamo in infrazione. Non posso sapere quindi quale sarà l'effettivo recupero energetico, non posso sapere quanto costa, perché se, se, se il costo è stato del 40%, senza nemmeno mettere la prima pietra, non voglio immaginare a dove può arrivare il costo, mancando questi elementi, giustamente chi fa un approccio razionale deve dire una sola cosa, dammi questi elementi, fammi vedere se ci sono anche alternative, per esempio quello che diceva il cittadino Gualtieri prima di essere eletto, secondo me è un'ipotesi molto interessante, ecco quella che lui diceva, dice ci vogliono almeno sette anni e nel frattempo si può fare meglio. D'accordo? Valutiamo un attimo tutte le alternative, valutiamo le varie possibilità. C'è di meglio, c'è di peggio. Invece no, si è partiti dice, mettendo in un decreto eh, del governo la possibilità di violare il piano rifiuti regionale, che aveva una sua logica, no? E da lì si è partiti con, que con questo approccio. Questo approccio è, voglio dirlo chiaramente, profondamente antiscientifico. Okay? Perché è come se io vado a fare un esperimento in laboratorio e parto dicendo ah. Non so se avrò tutto quello che mi serve, non funziona così. E l'esperimento lo stiamo facendo sulla pelle delle persone. Questo è il guaio grosso. Noi non sappiamo come ci arriveranno i rifiuti a distanza di un anno e mezzo. Non sappiamo quanto costa, non sappiamo se risolve il problema dei rifiuti. Io direi fermiamoci, quello sarebbe il, un minimo, un approccio razionale. Se non si risolve questo, è inutile dire io sono favorevole o sono contrario, sono favorevole o contrario alla mia squadra di calcio. Ma il tifoso lo faccio due ore la domenica, non lo faccio su qualcosa che ha un impatto così forte sui cittadini. Dico bene, Chiara? Molto bene professore, grazie. Grazie tante. Nel frattempo salutiamo anche il professore in diritto amministrativo e avvocato Enrico Michetti. Siamo davvero contenti che lei è arrivato, è arrivato proprio nel tempo giusto, sembra quasi fatto apposta. <ride> sembra quasi che ci siamo organizzati anche in questo ingresso. Grazie. Allora Elena, passiamo alla prossima slide. Sì, eccoci qua, arrivato proprio nel momento giusto. Allora, ci dispiace che purtroppo non si legge tutta, tutta la, la parte a sinistra e non si legge bene completamente il grafico, però voi vedete lì dove finisce il... Il pannello del proiettore che c'è il Lazio, sappiamo quante regioni ci stanno in Italia. Dopo il Lazio ne mancano solo due: una è la Calabria e l'altra è la Sicilia. Quindi il Lazio attualmente, e Roma in questa percentuale svolge un ruolo assolutamente centrale, è una delle regioni con la percentuale di raccolta differenziata più bassa. Quindi non si legge il numero, ve lo leggo io: è 53. 41% all'interno del quale c'è cioè quel dato che dava appunto eh, Marco prima del 45% di Roma. Abbiamo voluto mettere qui a confronto quindi il Lazio con una di quelle che è la regione, una regione virtuosa all'interno di questo processo che è il Veneto che fa oltre il 76% di raccolta differenziata. E il, il Veneto che cosa ha fatto? Ha fatto nel frattempo aumentando la raccolta differenziata, chiuso alcuni impianti e gli impianti che aveva, nonostante ci sono delle criticità soprattutto fu su Fusina, di cui parleremo dopo per quanto riguarda gli impatti anche sul cibo e sulla salute con la dottoressa Reali e con l'Isde che hanno fatto un lavoro particolare anche sulle uova, eccetera, non lo anticipiamo. Però comunque hanno ridotto il numero di impianti e sono arrivati a far sì che i tre impianti rimasti bruciano attualmente, purtroppo il numero non si legge, ve lo leggo io: 160.000 tonnellate, che sono meno della metà di quello che brucia attualmente l'impianto di San Vittore. Invece il Lazio, come vi dicevo, è terzo ultimo. In questa classifica, mentre il piano regionale rifiuti vigente prevedeva un target circa della, del 70%, mentre noi siamo, come dicevo, poco sopra il 53%. Allora, ovviamente la nostra è una posizione, sembra chiaro, ci cioè sembra abbastanza chiaro, di contrarietà. A questo impianto sia per la questione della mancanza di trasparenza, sia per la questione della mancanza di valutazione alternativa, i costi, la questione dell'ubicazione, la questione idrica e tutto il resto. Però eh, la, la domanda che noi andiamo a fare quindi è una domanda in cui noi, come rete tutela, eh, siamo già dalla parte: sappiamo già qual è la risposta per noi. Però la domanda che andiamo a fare è. Qual è oggi, allo stato attuale, la, proprio la situazione della raccolta, della raccolta differenziata a Roma? Come si può migliorare senza ricorrere all'impianto e eh, quali, sono, quali sono le criticità? Quindi io approfitterei subito dell'Avvocato Michetti e poi farei la stessa domanda anche al segretario di Cola. Buonasera a tutti. Beh, la raccolta differenziata a Roma è al 45% come dato formale, poi nella sostanza bisogna capire se è veramente al 45%. E io ricordo che il termorizzatore di Copenaghen, quando fu realizzato dai cinque comuni, aveva una raccolta differenziata nell'area di circa il 32-33% e quindi era una buona scelta, nel senso era è Un periodo in cui, fine anni 90, i termorizzatori si facevano, anche perché l'innovazione tecnologica non ci aveva portato altri impianti della filiera dell'economia circolare, che è volte al riutilizzo, al riciclo, alla, a quell'attività che trasforma il rifiuto in prodotto, con un impatto sempre meno significativo nei confronti dell'ambiente. Oggi Copenaghen ha il 70% a raccolta differenziata. Più o meno quella che c'è il Veneto e non c'è più bisogno del termorizzatore, deve importare 300.000 tonnellate l'anno di immondizia per lo più della Gran Bretagna per alimentare il mostro. Questo è il problema vero, perché altrimenti, visto che si, dire, quando si fanno opere di questo tipo che hanno dire, un, un rilievo economico consistente, c'è una, dura, una durata minima dell'impianto. E quindi si assiste, e questo lo dice lo stesso ministro, l'attuale ministro dell'ambiente del, del, della, della, della Danimarca, eh, dice che è, è, è stata una delle scelte più scellerate, perché adesso loro, Copenaghen ormai è diventato il porto dell'immondizia, le strade di Copenaghen che portano all'inceneritore... Sono diventate le strade dell'immondizia, immondizia che per 300.000 tonnellate non è la loro, è un impianto da 560.000 tonnellate più piccolo di quello che si vorrebbe fare a Santa Palomba. E quindi è chiaro che eh, se noi abbiamo nel Lazio, e, e, e poi arrivo alla differenziata, eh, se noi nel Lazio abbiamo concepito un piano rifiuti nel 2020, uno dei migliori che abbiamo in Italia fatto dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle, è uno dei più innovativi, uno dei più moderni, uno dei più adeguati, uno dei più, eh, eh, voglio dire, coerenti con l'economia circolare, perché non darvi attuazione? Io ricordo in campagna elettorale, devo dirlo con grande certezza, perché, voglio dire, di fronte a me venne esternata questa, questa affermazione, nessuno era per il termo valorizzatore nessun programma c'era il termovalorizzatore, ma soprattutto poi un termovalorizzatore da 600.000 tonnellate. Io quest'estate sono stato a Bolzano, a Bolzano mi dicevano noi qui abbiamo fatto un impianto da 60.000 tonnellate l'anno, un decimo, lo abbiamo fatto perché quando si fanno impianti di questo tipo ci sono delle valutazioni eh, sia di impatto ambientale strategico sulla pianificazione urbanistica la cosiddetta VAS cioè come ricade voglio dire eh, eh, come si pianifica tutto ciò che riguarda lo smaltimento il trattamento cioè gli impianti impattanti sul territorio su un'area vasta e poi c'è la via cioè come quell'impianto possa incidere sul territorio bene è chiaro che si va a valutare innanzitutto Già il grado di inquinamento persistente su quel territorio. E quindi a quel punto eh, loro dicevano: noi aggiungiamo questo ulteriore e siamo ad un livello quasi di saturazione con un ambiente molto diverso perché, voglio dire, lì c'è l'area boschiva sia collinare che, 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 che alpina e quindi con un grado di assorbimento senz'altro superiore. Ecco, e stiamo parlando di un impianto di 60.000 tonnellate qui noi abbiamo un impianto di 600, vorrebbero realizzare un impianto di 600.000 tonnellate attraverso una procedura che la norma non consentirebbe quando c'è una norma è sempre a tutela di qualcosa se tu ricevi poteri commissariali per andare in deroga a quella norma, cioè perché se ci fosse se tu rispettassi quella norma non potresti realizzare il termo ma tu devi andare in deroga a quella norma, fermo restando che ciò è possibile per la legislazione nazionale? Qui si potrebbe discutere, visto che il piano rifiuti è un piano regionale, se la pervasività della norma nazionale, della, della legittimazione dei poteri commissariali nazionali po possa incidere anche sulle prerogative regionali. Però con poteri speciali si può fare tanto. Sulle normative europee no per cui il, il, diciamo la, la frontiera, laddove ci dovesse essere un'azione giudiziaria, la frontiera sarebbe quella dell'Europa, non certo quella italiana, ma in Europa ci si arriva, eh, non è che eh, come anche in ultima analisi ci si arriva, però quello che voglio dire è che sa, facendo salire la raccolta differenziata e nel Lazio, i comuni del Lazio hanno una raccolta differenziata assolutamente coerente con i comuni virtuosi italiani, eh, se sale la raccolta differenziata a Roma, noi avremo il mostro, lo dovremo alimentare con tutto ciò che proviene dall'Italia centrale, se non fino alle coste puniche, e, e non ci servirebbe assolutamente a niente, fermo restando il trauma che creerebbe, ma poi anche l'impatto paesaggistico, cioè noi creeremmo una collina industriale sul crinale della collina naturale dei Castelli Romani, cioè noi, i turisti, vengono a Roma... Per vedere il Colosseo, per vedere cioè, le opere no, di, una, di, una, di una, il San Pietro, il paesaggio che, i castelli romani, tutto quello che la natura ci ha consentito. Il paesaggio va preservato. Cioè, ave, aver speso 660 milioni per la vela di Calatrava e averli buttati totalmente, perché ancora non si sa cosa ci si debba fare, eh, quella è un'opera che impatta significativamente sul territorio. Ecco perché dico eh, quando, quando, poi qui non si tratta neanche di politica, queste ditte sono ditte trasversali, sono le ditte che sono legate molto agli interessi e non sono neanche sono ditte trasnazionali, non sono neanche locali. Non sono, per cui il modo di smontarle queste cose è sicuramente fare informazione e poi sul piano giudiziario. Sul piano giudiziario bisogna avviare una campagna assolutamente serrata. Scusate se sui tempi non sono stato radiofonico, eh, però. Eppure lei sta alla radio, no? Quindi dovrebbe sapere dei tempi radiofonici. No, no, ma è comunque un piacere ascoltarlo, quindi ci ha dato tanti elementi di spunto. Quindi grazie. Voleva fare un appunto il professor Marco, e poi passiamo subito la parola a. Sì, esatto. Sì, questa qui è veramente una cosa da professore di chimica che deve dire la sua, no? Cioè, qual è, cosa è che brucia, cosa è che produce energia nei rifiuti? La frazione che è plastica, che di fatto è l'80% carbonio, e petrolio, d'accordo, e carta. La frazione umida è un problema quando ci sta nei rifiuti. Che da quel poco che possiamo sapere dal piano rifiuti di Roma, cosa ci vuole, si vuole mettere? Il tal quale, non l'indifferenziato, il tal quale, questo è il problema grosso. E allora che cosa succederà realisticamente? Che più aumenterà la raccolta differenziata a Roma, e noi speriamo che aumenti indipendentemente da tutto, e minore sarà il potere energetico di quei rifiuti. D'accordo? Per questo, cioè, se io incomincio a togliere la plastica e la riciclo, no? Ecco lì che praticamente l'incendio non mi produce più niente, ma attenzione, è fatto col project financing. Quindi chi ci ha messo i soldi dice io li voglio tirare fuori, voglio tirarci fuori i soldi. Per questo anche proprio sapere che se, definire che quello sia un termopolarizzatore, ovvero produrrà energia, non è una cosa così scontata se io non so esattamente che cosa ci vado a mettere dentro. Solo per sottolineare dal punto di vista, condivido non solo totalmente quanto detto finora, parlo ora come medico e come pediatra in particolare, ma se a qualcuno verisse in testa che è meglio bruciare la plastica perché appunto ha un valore energetico migliore, quella plastica che brucia porta come, com come eh, diciamo, combusto delle polveri contenenti particolato, diossine, metalli pesanti, tutti inquinanti altamente tossici per la salute umana. Quindi è bene che il rifiuto arrivi ben differenziato all'inceneritore. La termovalorizzazione di quel rifiuto però deve tenere presente qual è l'obiettivo finale, la salute degli individui intorno a quella costruzione. Il grafico che avete fatto vedere eh, purtroppo eh, il tempo passa e ci dà ragione e questa non è una buona notizia per i romani e per i lavoratori. Quando è stato presentato il piano, noi avevamo de abbiamo detto che quel piano non è... aveva gli obiettivi che l'Europa ci dava, non soltanto sulla percentuale di raccolta differenziata, ma anche, e questi sono i nuovi obiettivi che finalmente l'Europa si dà della quantità di materia che viene effettivamente riciclata, perché non basta più separare le frazioni, bisogna anche da quelle produrre materie prime e seconde e riutilizzarle. Però io devo darvi qualche notizia, perché poi alla fine il tempo è galantuomo. Noi lo dicevamo e lo continuiamo a dire adesso, e non c'è soltanto il piano rifiuti di Gualtieri che noi non condividiamo, c'è un piano dell'azienda che gestisce i rifiuti, che ha un affidamento in house, dell'AME, cioè c'è un piano che non punta in nessun modo ad aumentare la differenziata. E adesso ci arriviamo, però è anche utile, veniva detto, fare informazioni. Io mi ricordo una brutta battuta di qualche mese fa eh, dell'assessore, dove veniva fuori che se non c'è il termo, fino a quando non ci sarà il termo saremo costretti a avere rifiuti per terra. Bene, in questi giorni ci sono meno rifiuti per terra. Il problema non sono né i lavoratori dell'AMA, che venivano criminalizzati qualche settimana fa, né il tema della mancanza del termomotorizzatore. Il problema era l'azienda. Non a caso Gualtieri ha cacciato l'amministratore, il direttore generale, perché non stava facendo il suo mestiere, però il nuovo direttore generale deve cambiare anche il piano industriale dell'azienda, perché se non si cambia il piano, noi saremo qui fra 4-5 anni, Roma sarà sempre... La cenerentola della raccolta differenziata, i cittadini avranno un servizio inadeguato, avranno una tariffa molto alta e le lavoratrici e i lavoratori saranno costretti a lavorare in condizioni pietose. Perché questo? La scelta di puntare sulla raccolta stradale è una sconfitta dell'economia circolare. Perché va da sé che, non essendo accompagnata da una grandissima innovazione tecnologica, per capirci. Se domani hanno cambiato pure i colori dei cassonetti, se qualcuno di noi sbaglia e inserisce la carta nella plastica, non se ne accorge nessuno. O se qualcuno eh, fa male la raccolta differenziata, non se ne accorge nessuno. E a differenza col porta a porta, con sistemi più raffinati, la raccolta stradale che punta alla massa non punta alla qualità. L'Europa ci dice ed è il senso però perché ed è l'unico. Voglio essere pure io breve perché mi piace questo ritmo che stiamo dando. è Una cosa che, mentre si ragionava, una cosa che viene bruciata non c'è più e va riprodotta. E il vetro che non viene riciclato produco, richiede una quantità di acqua e di calore eh, che ne, nei conti che noi facciamo non c'è mai. È in un momento di grave crisi delle materie, una grave inquinamento e impatto ambientale, questo è diciamo l'elefante nella stanza che nessuno vede e cioè che bruciare vuol dire fare la cosa più antica del mondo perché gli antichi romani i rifiuti li bruciavano non è che diciamo ecco dopo 3000 anni di storia immaginare che l'unica cosa che sappiamo fare è bruciare i rifiuti guardate che è un qualcosa di paradossale quindi non solo bruciare e immaginare l'abbiamo detto prima alla dittatura della caldaia per i prossimi 30 anni eh, ma noi avremo un problema che il sistema di raccolta che si sta mettendo, gli investimenti non puntano al salto di qualità, che non è tecnologia, non è il rapporto con i cittadini, e cioè di premiare, incentivare la tariffa puntuale e altre realtà, e dall'altra di non fare un intervento puntuale. Cioè Roma ha centinaia di quartieri, ha tantissimi rioni, ci vorrebbe quel lavoro di cucitura, territorio per territorio, caseggiato per caseggiato, con i cittadini, con gli operatori, per disegnare un sistema di raccolta a misura di quartiere. Ecco, questa è la sfida che l'azienda non vuole fare, questa è la sfida che il comune non vuole portare avanti. Si punta sui cassonetti messi sui marciapiedi, perché solo a Roma noi abbiamo che i cassonetti vengono messi dove passano i bambini perché non c'è lo spazio perché non c'è una pianificazione, non esiste il piano regolatore dei rifiuti. Anche il numero dei cassonetti, qualcuno se l'è mai chiesto qua perché batterie, non c'è nessun meccanismo scientifico, è eh? diciamo il sentimento o quello che... Eh, voi ridete, però purtroppo è così. Un'azienda che non è all'altezza e che necessiterebbe dei grandi investimenti. Quindi non basta che Gualtieri cambia il piano regionale dei rifiuti, che condivido con chi lo diceva, è un piano che va difeso e tutelato, no, andrebbe cambiato il piano del Comune di Roma che è stato fatto, ma va fatto un vero piano industriale dell'anno. Poi su questo noi abbiamo anche delle idee innovative su come andrebbero gestite le società in house del Comune di Roma, però in questa domanda mi fermo qui e penso che purtroppo se non c'è un cambiamento radicale, fra qualche anno continueremo a vedere quelle classifiche e a essere sempre più verso la zona retrocessione che non nella parte alta della classifica. Ci ha anticipato perché praticamente senza aver visto le slide che avevamo prodotto. Le slide successive erano proprio sulla questione delle mate, del recupero delle materie prime seconde, quindi viste proprio come risorsa all'interno di un paese che è un paese privo di materie prime, perché il nostro paese è ricco di bellezza, di arte, di cultura, di turismo, tantissime, tantissime eccellenze. Ma eh, le materie prime, ovviamente, all'interno del nostro paese scarseggiano. E venendo quindi qui abbiamo purtroppo, come vi dicevo prima, non abbiamo mai la possibilità di vedere completamente nella loro interezza le slide, però comunque riportano come ehm, la possibilità all'interno di un paese povero di materie prime appunto di poter eh, riutilizzarle, quindi tutta la, la percentuale di minerali provenienti dal riciclo in Italia come come praticamente si è andata poi anche diminuendo nel tempo e l'altra scusate non la vedo, eccola qua, perfetto. La possibilità grazie alle al recupero delle materie quindi di trasformare gli scarti e, e di evitare anche le, il, il grandissimo numero di emissioni di CO2. Quindi diciamo che il segretario di Cola ha anticipato con il suo intervento queste queste nostre slide. Io ci tengo a dire una cosa su quello che eh, diceva prima l'avvocato Michetti. Noi da Castelli ci veniamo quindi sappiamo benissimo quanto la Rete della Roma Sud nasce anche per questo motivo, quanto enormemente andrà a impattare da un punto di vista paesaggistico. Abbiamo fatto una passeggiata eh, un po' di tempo fa qua, vedo altre persone che erano con noi e abbiamo attraversato tutti i comuni, cioè i comuni dei castelli in una sorta di appunto di striscionata. Ci siamo fermati sul ponte da Riccia proprio per vedere eh, quale sarebbe stato poi il panorama dal Ponte da Riccia una volta che eh, c'era la, la, la grande ciminiera dell'impianto di termovalorizzazione o? incenerimento di rifiuti ovviamente è un impianto che va a cambiare completamente la geografia del paesaggio oltre a tutto il resto l'impatto sulla salute sull'economia sull perché ovviamente ci sono aziende lì intorno che producono e la loro produzione andrebbe compromessa sul valore economico delle case eh, io abito là vicino quindi <ride> me la faccio questa domanda mi faccio anche questi eh, questi conti anche per questo abbiamo intrapreso la via giudiziaria che era quella a cui faceva riferimento. Quindi abbiamo fatto un ricorso altare. Adesso stiamo ricorrendo anche in Consiglio di Stato. L'ha fatto il comune di Albano Laziale, insieme a noi, che è uno dei comuni più virtuosi d'Italia. Quindi, dentro quella classifica del Lazio, se non siamo tanto bassi, è anche perché i comuni dei Castelli Romani hanno una percentuale di raccolta differenziata altissima. Albano ha sfiorato cifre intorno all'80% addirittura quando eravamo in periodo covid e la stessa cosa fanno i comuni Limitrofi, cioè il luogo dove andrà edificato, dove vorrebbero edificare l'impianto, è un luogo che invece fa un'altissima raccolta differenziata, è un luogo virtuoso. E i cittadini dei Castelli Romani non è che sono più bravi rispetto ai cittadini di Roma. Sono cittadini e cittadini che sono stati educati e con la condivisione, con il, il racconto delle esperienze, con la, proprio la partecipazione, siamo arrivati a questi livelli. Quindi, se ci sono arrivati cittadini che Castelli Romani, figuriamoci se ci possono arrivare i cittadini della capitale d'Italia assolutamente, cioè, sarebbe anche io, fossi una cittadina di Roma, mi sentirei anche un po' offesa da questa cosa che non si può fare, alta, altissima differenziata. Come no? Quindi, io prima di mh, andare avanti, volevo chiedere se mh, non so se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, magari il professor Bella sulla questione delle materie prime e seconde, o non so se l'avvocato Michetti, oppure possiamo procedere. Prego. Tornare a parte che le materie prime, seconde è giustissimo dire guardate, noi ce ne abbiamo poche qua in Italia e andiamo a bruciarle. È una, è una follia, no? Ma eh, qui c'è un aspetto molto interessante che sono le emissioni di CO2. Allora, noi sappiamo tutti: io spero che nessuno qui neghi che il cambiamento climatico ci sia e che dipende dalla CO2 che emettiamo, no. Allora l'inceneritore cosa farà? Trasforma i rifiuti. E li trasforma nel, se io in base metto una tonnellata di rifiuti, ottengo un 20% di ceneri, un 20% di ceneri che sono un rifiuto particolarmente speciale, quelle cosiddette flying ashes, ok? E poi ottengo per ogni tonnellata di rifiuti circa una tonnellata di CO2. Eh, eh, qualcuno potrà dire una parte di quella deriva dal non è tutta bio, è una parte biogenica ma va bene ma lasciamo stare pensiamo a questa cosa la tonnellata di CO2 ok? che stiamo producendo attenzione nel 2027 entrerà in funzione l'ETS che è l'European Trading System che cos'è? è un sistema visto che noi in Europa ne produciamo troppa di CO2 noi dobbiamo ridurla e allora qual è il modo per ridurla mettere una tassa su chi produce la CO2 questa tassa oggi è sugli 80 euro a tonnellata ma è ovvio che meno l'Europa raggiungerà gli obiettivi di decarbonizzazione più questa tassa aumenta è logico questo noi non sappiamo a dove andrà quindi attenzione che nella tariffa dei rifiuti Entrerà anche questa tassa e chi la paga, ovviamente chi paga eh, l'inceneritore termovalizzatore, cioè i cittadini di Roma. Ok? Attenzione a questo discorso. Poi la cattura della CO2 qui viene detto come se fosse una cosa magica. Prima avevo detto: attenzione, non c'è un inceneritore termovalorizzatore al mondo che al momento ha ci sono dei progetti pilota. Ok, ma eh, visto che non esiste ancora un sistema efficiente. Attenzione a dire ci spenderò 140 milioni su qualcosa che non so bene neppure che cosa sia. Okay? Catturare la CO2 si può fare, ma ha molto più senso catturarla per esempio dove se ne produce tanta, per esempio un, un impianto che brucia carbone. Ecco quello. L'inceneritore ne produce relativamente poco concentrata, per questo è così complesso poi catturarla. Ma poi catturare la CO2. Non è una cosa banale, una volta che l'ho catturata, che ci faccio? Io la devo trasportare e stoccare in un deposito geologico, cioè sottoterra. Tutti, tutti questi aspetti non sono stati neppure considerati. cioè Non è che io continuo a catturare la CO2 e poi boh, sparisce. Non è piccolo questo problema, attenzione. Quindi il fatto, secondo me l'incertezza principale che sta in tutto questo impianto è proprio sulla, su, su, su quell'impianto sperimentale come dice Gualtieri di cattura dell'anidride carbonica è un problema serio questo ok grazie grazie a lei una battuta anche per lei prego prego professore 30 secondi Io la, la scorsa settimana stavo a, a, a colazione con il presidente del Tempo, il giornale. Dice: Ma eh, noi produciamo il 28% della differenziata: eh, abbiamo circa il 28% di, di carta, cartone. Insomma, e, e lui mi diceva che sono costretti ad andare a comprare carta riciclata in Francia, peraltro, pure a costi altissimi perché eh, devi innanzitutto programmare l'acquisto per 30 giorni, pagamento anticipato. Per cui l'economia circolare produce posti di lavoro, produce, perché bruciare è la cosa più semplice che c'è, insomma, non è che... Eh, ma è un'ultima cosa sulla notazione precedente, certo che, come diceva giustamente la dottoressa, eh, i filtri, perché poi i filtri, l'efficienza dei filtri su questi impianti è è Una cosa decisiva ai fini della qualità della, dei tetti di compatibilità con la salute pubblica. Eh. Ma immaginate se il Comune di Roma man, manutiene i filtri del termorizzatore come manutiene a Roma Lido o piuttosto le stazioni della metropolitana quando fa manutenzione. No, perché di queste cose bisogna avere attenzione, eh? Ma questo non c'entra niente la politica né di destra né di sinistra, tanto qui hanno governato tutti, tutti allo stesso modo. Quindi. Grazie. Allora, la dottoressa Reali anche vuole fare un intervento, prego, poi eh, toccherà sempre a lei. Prego. La mia era solo una battuta. Eh, si, parla di sperimentazione, si parla di sperimentazione di impianti che catturano la CO2. La mia battuta è, voi lo sapete, qual è il sistema migliore per catturare la CO2 e sedimentarla nel terreno? Fare alberi. Noi a Roma li tagliamo. Invece, quelli sono quelli che ci servirebbero per immagazzinare la CO2. E non è sperimentale, eh? questo è provato. Grazie. Purtroppo è troppo semplice piantare alberi, tocca fare cose più grandi. Mega impianti. Allora. Dottoressa, adesso con lei affrontiamo infatti l'aspetto sanitario, l'aspetto della salute. Noi qui abbiamo riportato, non so se lei lo ha visto, queste sono del, uh, appunto da, delle conclusioni di un recente studio svolto dall'ATS di Milano, che è l'agenzia la, di tutela della salute. E, e quindi riguarda l'inceneritore che c'è a Milano. Uh, che si chiama appunto il Silla 2 e quindi l'impatto sanitario che questo ha sulla popolazione uh, circostante. Leggo appunto qualche dato come uh, l'eccesso di rischio del 70% di uh, morire per patologie respiratorie. Eh, che è, eh, è maggiore nei residenti che sono più esposti rispetto ai non esposti. Oppure un altro dato è l'eccesso di rischio del 44% nei residenti di età tra i 0 e i 17 anni, maggiormente esposti rispetto ai non esposti, di avere un accesso al pronto soccorso in, co in codice giallo-rosso per patologie respiratorie. E sempre più esposti è sempre questa fascia di età. I 0 i 17 anni che hanno un rischio tre volte superiori, quelli maggiormente esposti rispetto ai non esposti, di consumare almeno tre confezioni di farmaci per patologie respiratorie. Quindi, uh, volevamo sapere da lei appunto un commento su, uh, su questi dati uh, e se conosce altri casi similari perché comunque di inceneritori. In Italia ne, ed è, il professor uh, Bella sta dicendo che pure il più, il, questo è il più moderno, è, uh, quindi quello tecnologicamente più avanzato: il, il Silla 2, ce ne sono tanti altri in Italia. Dopo, infatti, appunto tra poco faremo anche il collegamento con gli amici di Acerra che ne subiscono uno da 15 anni. E allora professoressa lascio a lei la parola, eh, prego. Io forse ho bisogno di fare un attimo di contesto, però, perché questi in breve sono i dati di uno studio fatto da un caro amico che è Paolo Crosignani e che ci danno i risultati di eccesso di rischio. Attenzione, non vuol dire che tutte quelle persone muoiono, rischiano di. Però rischiano di. Con uno dei, eh, degli inceneritori che è allo stato attuale uno dei migliori e dei più evoluti che ci sono in Italia. E l'età media degli inceneritori italiani non è buona, eh, non abbiamo eccellenze eh, come quella della Lombardia molto diffuse. Però quello che voglio dire io è questo. Gli inceneritori, io continuerò a chiamarli così perché sono inceneritori, il concetto di termovalorizzazione è un concetto di marketing che l'industria ha introdotto, che però lascia il tempo che trova perché dipende dalla qualità di quello che vai a incenerire. Uh, negli inceneritori di prima generazione, diciamo fino agli anni 2015, c'erano filtri di un certo tipo, meno buoni di quelli attuali, sistemi di incenerimento di un certo tipo, meno buoni di quelli dei, degli impianti attuali e noi sappiamo per certo, da studi che sono andati avanti dagli anni 90 fino al 2015, che quegli inceneritori producevano particolato sottile genotossico e cancerogeno, uh, metalli pesanti, diossine soprattutto, perché i filtri erano poco efficienti per le diossine, mi corregga il professore di chimica se mi sbaglio, ma questi sono dati, dati che anche nella, per esempio in Emilia Romagna hanno portato dallo studio della, delle patologie nella popolazione che abitava entro i 5 km dai 9 inceneritori studiati. Uh, era una popolazione che aveva un numero di malattie sia respiratorie sia di eh, problemi di genotossicità, cioè di malformazioni congenite nei bambini, sia nel lungo termine di cancro, um, acclarati, dati pubblicati anche su riviste internazionali di buon livello. Questo è stato pubblicato grazie a studi rigorosi fatti tra gli anni 90 e il 2015. Cioè per capire che quegli inceneritori stavano facendo questi danni ci sono voluti tutti questi anni. Adesso nei nuovi inceneritori, quelli di nuova generazione, i filtri sono più sottili, quindi non passa più il particolato PM10. Passano però il particolato da 2.5 in giù, cioè sempre più sottile. Il particolato più sottile arriva direttamente nel torrente circolatorio. Perché non è troppo grande, quindi non si ferma nelle prime vie, viene inalato, arriva nel torrente circolatorio, dagli alveoli polmonari e arriva nel nucleo delle cellule, e noi sappiamo che è genotossico. Voglio dire un'altra cosa, non è l'unica fonte: eh? il traffico veicolare, il riscaldamento producono altrettanto prodotti tossici. Però normalmente se io sono, scusate il paragone molto basso nella M fino qui. Anche mezzo millimetro in più non mi fa piacere averlo perché arrivo sempre oltre. Ebbene, nei nuovi inceneritori sicuramente passa non più il particolato dai due e mezzo in su, passa quello dai due e mezzo in su, ma è un vantaggio in giù. È un vantaggio non lo so perché è un particolato più tossico. Inoltre, a questo particolato si aderi aderiscono i metalli pesanti sempre più frequenti perché in queste disca eh, non discariche, in questi inceneritori, scusate, viene portato di tutto, perché la discarica o la eh, raccolta che si fa a Roma è tutto meno che differenziata, su quel 45% ci sarebbe tanto da dire. E allora se io ho e-waste, cioè ho materiale elettronico in mezzo a questo, se io ho Computer o prodotti elettronici o anche tanti metalli pesanti, bellissimi, rarissimi e costosissimi, e noi li bruciamo: cobalto, vanadio, nickel e quant'altro. Quelli si appiccicano nel processo di combustione. Scusate, uso termini molto poco medici, ma è per capirsi: eh? a queste micropalline di particolato e Vengono inalati e siccome sono molto sottili anche loro, arrivano con queste micropalline fino al nucleo delle cellule. Che cosa fanno lì? Beh, noi sappiamo che sono genotossici. Poi, indubbiamente, dovremo fare studi, dovremmo valutare. Dovremmo 2M, perché nessuno dei sistemi di pianificazione di inceneritore ha previsto un sistema di sorveglianza della salute delle persone. Questo è stato richiesto e attuato in Emilia Romagna, è stato in parte richiesto ai tempi delle discariche nel Lazio, però non viene fatto per norma e non è previsto in questo inceneritore. Allora, siccome sto rubando già troppo tempo agli altri, quello che voglio dire è, a me farebbe molto dispiacere come pediatra dover verificare tra gli anni 2024 e gli anni 2064, quando io non ci sarò più, ma ci saranno i bambini che ho seguito, che magari hanno dei problemi che sono derivati dall'esposizione a cui sono stati esposti, ma a noi ancora non lo sapevamo che cosa potevano rischiare. Intanto lo facevamo e poi vediamo che succede. Ma nella valutazione di impatto ambientale questo va fatto, va quantomeno predefinito. Perché non farlo? i modi ci sono, le tecnologie ci sono, quindi varrebbe la pena di pensare anche a questo aspetto prima di dire facciamo, produciamo un qualcosa che non potremo più smettere di tenere attivo, perché come è stato accennato precedentemente, questi apparecchi, una volta accesi, devono poter continuare, e non è solo un motivo di ordine economico, è un motivo proprio di ordine tecnologico, non sono fatti per essere... Eh, Spenti. Eh? Allora cerchiamo di ragionare su questo e di ragionare per una volta dal punto di vista della salute delle persone. Allora andiamo avanti con l'aspetto ambientale. C'era un altro aspetto che volevamo trattare sempre con lei, dottoressa, è la questione appunto dell'impatto sul cibo. Prima abbiamo parlato delle aziende che comunque si, trova, si troverebbero, con le quali noi insomma, ci confrontiamo eh, come comitati che si trovano in quell'area. Però io vorrei ricordare a tutti che il cibo non è che lo mangia chi si trova in quel territorio. Comunque il cibo per filiera stessa, per quanto possiamo mangiare a chilometro zero, sappiamo che in realtà il cibo, il cibo si sposta. Quindi abbiamo eh, messo qui... Abbiamo messo qui eh, degli, diciamo purtroppo non si vede molto bene, c'è un'interrogazione parlamentare che fece. Questa è l'interrogazione parlamentare, Marco scusa, scusate, non vedo niente io. Che fece eh, l'europarlamentare Roberto Musacchio all'epoca dell'inceneritore di Brescia, che parlava appunto della questione delle, delle diossine. Poi abbiamo, abbiamo lasciato direttamente in francese che è eh, l'articolo sul, sulle uova sulle uova, esatto, e sempre sulla questione delle uova, proprio recentemente l'ISD è, è stata coinvolta dal, dai comitati contro l'inceneritore di Fusina eh, su un biomonitoraggio. Spontaneo come lo vogliamo chiamare? E proprio per questo noi abbiamo voluto mettere queste esperienze, mettendo sotto anche Con le Ferro, Taranto, Vicenza, per fare riferimento anche a quando è stato sollevato lo scandalo dei PFAS. Perché praticamente tutte queste tante di queste denunce vengono proprio dai dai cittadini e sono i cittadini stessi che si devono adoperare per fare quello che diceva lei, quando è dovremmo farlo, ma in realtà nessuna di queste, di queste aziende che si impegnano poi in queste gare per, per realizzare questi impianti, si impegna invece di fare delle valutazioni degli impatti sulla, sulla salute e anche sul cibo. Quindi magari se voleva fare un accenno, un accenno anche su questo, anche su questa esperienza fatta a Fusina, non so se lei la conosce, sul biomonitoraggio sicuramente. Grazie. Anche qui uh, volevo fare una premessa. Noi troviamo quello che andiamo a cercare. Oggi, se vi dicono gli impianti di incenerimento attuali, non, non inquinano con PM10, ed è vero, perché il filtro lo blocca. Ma io non vado a guardare quello che so che non passa, io devo andare a guardare quello che sono i potenziali eh, composti tossici che passano. E come vi accennavo prima, i PM2.5 sono più sottili e più tossici. E questi filtri non li fermano. Allora, che cosa voglio dire? È che se per caso noi consideriamo che nei vecchi inceneritori l'ombrello di gas prodotti e di combusto prodotto, il fumo che spuntava da, dagli inceneritori di una volta. Aveva una ricaduta di circa 5 km, per cui ci sono stati studi che hanno dimostrato come nelle coltivazioni, nei, nel cibo, nel latte, nei latticini di chi viveva nei 5 km di distanza da quegli inceneritori avevano delle concentrazioni allora di diossine e di PM10 troppo elevate, che poi ci sarebbe anche da dire su questo, ma qual è il valore soglia di una diossina al di sotto del quale? Io sono sicura che non è tossica. Le diossine non esistono in natura, le abbiamo prodotte noi e sono tossiche tutte anche da 0.01. Soltanto che noi non lo controlliamo. Allora, nei nuovi inceneritori, l'ombrello di emissione del particolato e del combusto raggiunge oltre il doppio di chilometri rispetto ai vecchi inceneritori, però è molto più alto perché, come avrete notato negli inceneritori moderni il cammino di emissione è molto alto. Il particolato che viene messo è molto più sottile, quindi molto più volatile. E allora ci sono buoni 10 km di terreno intorno che possono essere interessati dalla ricaduta. Oltre a questo, um, ci sono i venti, c'è il cambiamento climatico, di, su cui poi vorrei spendere due parole a proposito della, della CO2 di prima. Quindi il materiale... Uh, non il materiale, il coltivato eh, gli animali, il latte, i latticini, il terreno, quello in cui noi coltiviamo e poi mangiamo quello che viene coltivato, viene irrorato da questi prodotti. Ancora una volta per i critici, sicuramente c'è anche il particolato prodotto dal. Uh, inquinamento da macchine, da riscaldamento, che è molto importante e che non dovrebbe esserci. Ma qui stiamo parlando di inceneritori. E allora, quella fettina lì, sapendo a priori che esiste, perché continuare a produrla? E soprattutto, perché non controllare in questi prodotti ortofrutticoli come sono le cose? Ebbene, a Fusina l'hanno fatto e lo fecero qui, anche se in altri tempi, con altro tipo di inceneritori, per esempio a Ivri e a Brescia. Eh, lo hanno fatto e hanno trovato che, per esempio, le uova, che sono degli ottimi concentratori di tossici, non sono per niente sane. Sono uova che contengono PFAS e altre sostanze tossiche. Ora. Um, tutta questa roba di cui parliamo, i particolato, i metalli pesanti e le diossine, adorano il grasso perché lì mh, si stivano molto bene. Ora, l'uovo è un contenuto a base di quasi esclusivamente grasso, quindi è l'ideale per concentrare. E noi diamo l'ovetto fresco ai bambini? Quello che stiamo pro probabilmente dando ai bambini è un concentrato di tossici. Tutto questo avviene con un uh, inceneritore come quello di Fusina che non è un inceneritore antiquato e non avviene in una regione in cui non fanno la differenziata bene, non riusano, non riciclano. Quindi, come vedete, l'inceneritore non è una soluzione dei problemi nemmeno nelle economie, chiamiamole così più avanzate di quelle della nostra regione e nemmeno con inceneritori di ultima generazione. Quindi credo che dovremmo entrare nell'ottica, come ci dice l'Europa, che non è l'incenerire la soluzione, è una soluzione che dal punto di vista fisico, per il passaggio dalla eh, materia al combusto, non è mai una soluzione, è una dispersione con perdita di materie prime. Quello che accade a Fusina... E che è stato verificato non è accaduto perché l'azienda dell'inceneritore ha prodotto controlli ha fatto verifiche è stato un biomonitoraggio nato spontaneamente dalla popolazione con l'aiuto di noi medici isd e siamo stati anche pesantemente attaccati e bloccati in varie maniere a livello di comune a livello anche sul territorio proprio andando sul terreno ci fermavano per evitare di fare questo tipo di controlli allora io credo che quando un comune, invece di preoccuparsi di aiutare la popolazione che è sotto la sua tutela e di verificare che le attività che accadono in quel comune siano effettivamente controllate, beh, abbiamo perso il senso delle cose, perché io mi devo poter fidare di qualcuno. Non mi si può dire che scelgo di fare un termo valorizzatore o inceneritore, come si vuole chiamare, terzium non datur, lo facciamo. E le ipotesi alternative? Chi ha fatto la valutazione e il controllo per verificare quali erano le ipotesi alternative possibili a minor costo, per esempio, non guasterebbe, a minor impatto ambientale, questo è obbligo di legge. Eh? C'è qualcosa che non funziona qui, solo che a Fusina si è mobilitata l'intera comunità e alla fine i risultati sono usciti fuori. Qui non lo so che cosa vogliamo possiamo fare. Certo però che non stiamo andando dalla parte giusta e se poi in una successiva parte mi consentite parliamo del mh, impatto sul cambiamento climatico di queste attività di incenerimento. Grazie dottoressa eh, ci vuole mobilitazione comunque, è vero, sicuramente ci vuole e in questo dobbiamo veramente lavorarci tanto. Allora, eh, dunque, a questo punto abbiamo il collegamento con eh, gli amici di Acerra, loro sono del comitato unitario eh, No Quarta Linea e loro subiscono l'inceneritore da 15 anni. E noi l'abbiamo conosciuti, una nostra delegazione di Rete Tutela Roma Sud è partita ed da è andata ad una manifestazione il 14 ottobre. Quindi abbiamo avuto eh, il piacere di, eh, di conoscerli. E allora, um, quindi volevamo sapere: uh, innanzitutto, ci raccontate brevemente la vostra storia? Salve, buonasera, Enzo, giusto? Enzo, ti vediamo, buonasera, ma non ti sentiamo. A tutti da Cerra. Ah, ecco, Enzo, ti sentiamo adesso, benvenuti. Voi state in piazza, siete in piazza, avete fatto un collegamento nella piazza di Acerra? Non riesco a sentirvi bene, purtroppo. Non ci sente, mi senti, Enzo? Io ti vedo bene. Purtroppo l'audio non è tanto chiaro, Noi uh, quindi non riusciamo a sentirvi chiaramente. Allora parlassi a ruota libera. Proviamo, proviamo adesso di parlare a ruota libera. <ride> allora Enzo, adesso sicuramente ci siederai. Sì. Vai, ci senti? Ok, benissimo. Allora, sono Vincenzo, qua ci sono ah, altri componenti eh, del costituito comitato no quarta linea l'inceneritore di Acerra. Eh, la nostra storia in effetti eh, non nasce all'indomani della decisione della Uh, allargamento degli inceneritori di Acerra con la costruzione di una quarta linea ma nasce già più di 20 anni fa quando ci siamo opposti alla costruzione degli inceneritori purtroppo però la decisione di allargarlo ulteriormente e quindi di portare questo inceneritore uh, già uno dei più grandi in Europa ad essere forse il più grande del mondo in un territorio già di per sé uh, pesantemente diciamo uh, uh, compromesso da, da quello che sono stati negli anni gli impatti ambientali eh, ricaduti su questo territorio, praticamente noi vogliamo scongiurare ulteriormente questo, questo ulteriore carico. Ci siamo quindi costituiti nel Comitato Unitario No Quarta Linea per opporci alla costruzione e eh, ci batteremo fino all'ultimo per far sì che ciò eh, possa accadere, cioè per eh, ritornare sulle proprie posizioni la Regione Campania in merito a questa decisione. Uh, noi abbiamo visto che negli anni purtroppo questo inceneritore ci ha solo portato uh, tutto ciò che di negativo poteva portarci in realtà la raccolta differenziata non è uh, decollata anzi um, le, le percentuali sono scese ne, negli anni um, il costo degli, del, dei rifiuti della tassa di rifiuti è aumentato dal 2001 al 2022 i rifiuti lungo le strade Lungo le strade ce le abbiamo come ce le avevamo sempre, i roghi eh, che una volta ci dicevano al momento, nel momento in cui volevano costruire l'incendio ci dicevano che i roghi sarebbero poi terminati, in realtà non è successo e soprattutto um, um, per ultimo ma non per importanza, uh, quelli che sono i dati uh, che ci hanno rilasciato dal Dipartimento di Epidemiologia di Napoli 2 uh, no, uh, Nord, che purtroppo uh, ci racconta di una condizione sotto il profilo uh, della, della salute pubblica e del sanitario che uh, uh, è allarmante. Lo dicono i dati e non lo diciamo noi cittadini che stiamo combattendo questo mostro. Lo dicono i dati perché in questo territorio, soprattutto ad Acerra, c'è un uh, indice uh, altissimo di... Uh, Percentuali di uh, persone che si ammalano molto, molto di più rispetto ad altri territori che muoiono uh, per malattie neoplastiche, uh, malattie, diciamo, legate a quello che è il fattore ambientale. Inoltre, uh, dobbiamo anche dire che l'inceneritore si è portato con sé una uh, numerabile numerevole richiesta di uh, um, autorizzazione, di insediamenti di nuovi impianti e di allargamento di impianti già esistenti che fanno uh, trattamento di rifiuti speciali e pericolosi. Quindi non solo l'inceneritore, ma tutto quello che si porta con sé. E oltre a questo, anche tutto quello che è il carico ambientale uh, strettamente connesso a quello che sono uh, la, il trasporto um, degli automezzi, dei rifiuti, che comunque hanno una forte incidenza sotto l'aspetto delle PM10 e le... PM25, infatti, le um, centraline uh, piazzate uh, dalla regione Campania per uh, cercare di capire quello che è il quantitativo di, di particolato nell'aria ci dicono che sforano delle 35 volte, uh, come è, è ammesso dalla, dal, dalla legge. Uh, solo nei primi tre mesi c'è questo sporamento. E quindi, uh, voglio dire, noi su tutti i livelli a 360 gradi già abbiamo una questione eh, sanitaria compromessa, una situazione eh, ambientale altrettanto compromessa e quindi dobbiamo per forza eh, scongiurare questa, questo allargamento. Non so se Rosa vuole aggiungere anche qualche altra cosa. Diciamo che la collettività si è unita, gli amici di Roma sono venuti, e hanno partecipato all'evento, all alla manifestazione che abbiamo tenuto il 14 ottobre dove più di 12.000 persone hanno sfilato nelle vie della città. Per dire no alla quarta linea dell'inceneritore di aceto. Il nostro territorio, ma come anche il vostro territorio, è un territorio ricchissimo di beni culturali, di beni ambientali, certamente non è un territorio destinato a diventare una pattiniera, cosa che invece la Regione Campania ha immaginato per noi. Eh, noi naturalmente vi siamo vicini e ci auguriamo che questo possa non cedere a voi e vi siamo, ripeto, siamo vicini nella vostra lotta come voi lo siete stati per noi. Eh, ehm, ci auguriamo che possano almeno nel vostro caso retrocedere noi ci auguriamo naturalmente di poter riuscire a scongiurare la realizzazione della quarta linea e di portare la, re la regione Campania nel tempo a dismettere completamente l'incenditore visto che già sono più di 15 anni che insiste sullo stesso territorio e questa cosa comporta dei danni irreparabili per il territorio stesso oltre che naturalmente per i suoi abitanti Volete, volete dire qualcosa se conoscete il caso di Acerra o avete magari delle domande da rivolgergli? Vuole portare i saluti, prego. Buonasera, sono Laura Reali, sono un medico di ISDE Roma e vi volevo portare i saluti del dottor Marfella, che è un medico ISDE di Napoli, che segue voi e i vostri problemi da anni ed è molto attivo in questo ambito. Grazie per tutto quello che ci avete raccontato. Allora, grazie. Allora, grazie ai cittadini di Acerra. Direi eh, di Devo proseguire anche perché il professor Michetti voleva fare un appunto sulla parte un po' eh, legale, diciamo così, di questa giuridica. Esatto. Quindi, eh, con tempi sempre molto brevi, eh, così poi passiamo all'ultima slide e ci sono le domande dal pubblico. Allora, prego. No, perché. Senz'altro le dissertazioni sono utilissime, ma qui tutti quanti siamo ormai abbastanza persuasi che questo impianto non si debba fare. Eh, noi dobbiamo adesso passare ad una fase operativa, perché altrimenti l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. La fase operativa, innanzitutto i poteri commissariali. Quando è che si possono dare poteri commissariali? Innanzitutto, in un, in un arco temporale molto breve, quando le norme cosiddette ordinarie non sono in grado di intervenire. Io ho una calamità, una frana, è chiaro che se dovessi intervenire con la legge ordinaria non gliela faccio. Allora utilizzo uno strumento che i sindaci conoscono molto bene: l'ordinanza contingibile e urgente, che può rispondere soltanto ai principi generali dell'ordinamento giuridico, però è un lasso temporale brevissimo. Qui c'è un'anomalia di fondo. L'anomalia qual è? Che il giubileo termina al, nel 2025 e questo è dire, un potere commissariale che esorbita quell'arco temporale, ma i poteri commissariali al massimo possono durare sei mesi. È soltanto un caso Italia che utilizzano dire, poteri commissariali per un tempo eterno. Le nostre Costituzioni, cioè le Costituzioni dopo il 1945 nessuna prevedeva voglio dire, poteri commissariali perché? Perché i poteri commissariali erano quelli che avevano portato Hitler al potere voglio dire, nessuna costituzione dal 1900, quella francese quella italiana, quella tedesca prevedono emergenza, tant'è che l'emergenza in Italia si governa con il decreto legge, che è un provvedimento ordinario e se in 60 giorni Voglio dire non approda in Parlamento che l'organo di garanzia, la sovranità, è chiaro che quel provvedimento è carta straccia. Ecco quindi, allora, prima falla, i poteri commissariali. Seconda falla, il fatto che beni culturali e beni ambientali non possono essere soggetti a deroga. Quindi non possono essere passibili i poteri commissariali. Per cui noi qui non è che siamo dinanzi a poteri commissariali, siamo dinanzi a poteri ultradittatoriali. Questa è un'anomalia che soltanto la, la, lo strapotere economico può fare dinanzi ad una ormai sudditanza politica di infimo ordine a 360 gradi perché non, si, non è tollerabile in un paese elargire poteri commissariali in sostituzione della legge perché voglio dire, finché la sovranità appartiene al popolo la legge la, dovre, la dovresti fare con gli strumenti che hai a disposizione l'articolo 9 della Costituzione prevede e per cui all'interno dei principi fondamentali perché dico all'interno dei principi fondamentali della Costituzione perché sono quelli che non sono revisionabili cioè, la parola Repubblica, come gli altri principi fondamentali, la tutela della salute, ad esempio, come nel caso di, di specie, se venissero meno, se fossero oggetto di revisione, cadrebbe la Repubblica. Ecco perché, seconda falla. Terza falla, il, in materia ambientale, i principi di precauzione e di prevenzione vengono esplicitati coram Popolo. Che cosa significa? Che se io devo fare un impianto, Devo sentire tutti gli attori della vicenda, soprattutto quelli che sono i destinatari diretti degli effetti di quell'impianto. Cosa che non è accaduta. Addirittura il, la, la, la normativa sull'ambiente, il 152 del 2006, utilizza il termine chiunque. Cioè, non è che il cittadino, il lavoratore, il soggetto, chiunque. Per cui. Voglio dire, se tu non hai interessato tutti, sentito tutti, il potere di consultazione è un potere che viene a monte, non puoi fare provvedimenti, voglio dire, se in deroga, ma in deroga che significa? E ad escludendum delle cittadinanze che li debbono subire, questa è una follia totale. Ecco perché, voglio dire, a prescindere dal fatto che possa partorire da una parte o dall'altra della politica, è un abominio. E per cui va contrastato nelle sedi opportune. L'unica sede purtroppo, visto che c'è, un, un incedere così arrogante e così al di sopra e prepotente, cioè al di sopra di tutto e di tutti, in, proprio in, in disprezzo, con la, dinanzi alla mortificazione più integrale della norma base, che è quella, la nostra, il testo costituzionale e anche il testo di riferimento, cioè la legge di settore, il codice dell'ambiente, non, non parlo neanche del, di come è stato mortificato il piano rifiuti che non prevede termovalorizzatori, no ma questa è un'inezia. Ecco, dinanzi a questo è chiaro che l'azione deve essere forte, deve essere forte sul piano mediatico, deve essere forte sul piano giuridico e deve essere forte con una mobilitazione di massa che deve andare nei luoghi opportuni a farsi sentire. È chiaro che questo imporrà una diffusione, una, 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 una semina, voglio dire, di questa sensibilità. Però senza fare queste tre azioni, purtroppo noi qui ci potremmo riunire per giorni interi, i professori ci delizieranno di tutte le conoscenze che sono, voglio dire, io sono venuto ad ascoltare molto volentieri, perché comunque c'è la parte sanitaria, la parte, voglio dire, più tecnica legata alla chimica, ma voi, voglio dire, l'uditorio eh, mi fa un piacere estremo. però noi dobbiamo portare a casa il risultato. Perché lo merita la cittadinanza, lo merita questo territorio, lo meritano i castelli romani, lo merita dire, questo angolo di Roma. Esatto, eh, certo, lo, lo, meri, lo, lo merita un atto di civiltà, il rispetto dei cittadini. Cioè, noi, no, i, I poteri commissariali sono i poteri del dittatore. Voglio dire, ma non è, non è possibile che si possa pregiudicare, mortificare, eh, devastare un territorio senza ascoltare minimamente quelli che ci abitano. È una follia collettiva. E diceva giustamente il professor Bella. Senza, senza che sia stata mai dichiarata l'emergenza. Allora, i tempi stringono, però purtroppo noi dobbiamo saremo fare, qui nel condurre. Dici esatto. <ride> allora, ehm, quindi si conclude qui? Sì, un po' ha sgarato di più. Eh, 3x2, secondo me. allora e quindi veniamo all'ultima slide, e quindi farei salire velocemente di corsa i consiglieri municipali che sono qui in aula. Che sono purtroppo pochi, ma a cui affidiamo questo impegno, e cioè quello di eh, portare in municipio questo nostro documento. Lo potrete fare benissimo in aula, in commissione. Poi vedrete voi qual è il modo migliore. Ecco, c'è Carla Canale, Marco Cerisola, ma c'è anche eh, Corrente, Giulio Corrente, Giulia Marocchini, potete salire se volete. Così prendete un impegno pubblico a portare in municipio questo documento che semplicemente richiede un accesso agli atti, cioè richiede di poter visionare questo bel progetto di Acea. Perché chi l'ha visto questo progetto? Chi l'ha visto? L'avete visto voi questo progetto? Non l'abbiamo visto. Quindi il municipio, se ci fa questo enorme favore, ma lo dovrebbero fare un po' tutti i municipi di Roma, magari darete l'esempio. Quindi di accogliere questa nostra richiesta e con questo concludiamo questa assemblea. Ci sono ovviamente gli interventi adesso dal pubblico, ma soprattutto eravamo curiosi di sapere gli interventi di coloro che sono favorevoli al termovalorizzatore. C'è cioè qualcuno se sono rimasti favorevoli oppure li abbiamo, li abbiamo convinti? C'è cioè qualcuno di loro che vuole, vuole intervenire tra i favorevoli? Sono timorosi, quindi sono dubbiosi forse, vai. Forse siamo riusciti a farle diventare, diventare dubbiosi o dubbiose. E c'ha ragione l'avvocato Michetti, dobbiamo... Fare la mobilitazione, noi ci proviamo in tutti i modi. Questa è una tappa di tutte le cose che abbiamo fatto, i ricorsi che abbiamo fatto, le, i tentativi di mobilitazione di piazza. Siamo stati al Campidoglio, siamo stati ai. Ci hanno dirottato ai Fuori Imperiali poi dal Campidoglio perché non ce l'hanno data la piazza. Abbiamo fatto Cortei Castelli, abbiamo fatto eh, Vedo Italo, abbiamo organizzato assemblee sotto la Regione, abbiamo organizzato con gli altri comitati, eh, anche fuori al Nono Municipio, abbiamo partecipato alle assemblee. Cerchiamo di rompere il muro mediatico in ogni modo, anche con la provocazione, come ha fatto Chiara questa mattina, che è andata a consegnare all'Alfonsi che oggi. Non è, insomma, non è intervenuta come altre volte, ricorda il segretario. Praticamente non è mai intervenuta tutte le volte che l'abbiamo. Cercata. Purtroppo va anche detto che le vie da percorrere da un punto di vista giudiziario e legale sono costose e noi abbiamo fatto autotassazione di tutte le realtà presenti prima per fare ricorso al TAR e poi per fare ricorso al Consiglio di Stato e speriamo che eh, bastino questi due perché economicamente comincia a diventare veramente molto, molto poco, poco sostenibile. E io ho già delle domande, quindi non so se il consigliere Capitolino Nando Borghi. Nessio se vuole iniziare lui e poi Marco Alteri. Vi chiedo la sintesi perché siamo riusciti con un'operazione di persuasione ad avere fino alle otto e quarto grazie Massimo dal, dal teatro però non sporiamo questo. Grazie sì, buonasera a tutti allora io mh, probabilmente sono quello nella posizione più scomoda sono in maggioranza, diciamo che tante volte con Nicola ci siamo trovati su tante questioni in cui in questo momento ci muoviamo in assonanza con la maggioranza che sostiene il sindaco Quartieri, le politiche del lavoro, le politiche della casa, il superamento della delibera 140, eh, molti temi su cui stiamo lavorando e devo dire si sono anche ottenuti risultati, la stabilizzazione dei lavoratori da molti servizi. Eh, questioni che fanno fare ai diritti sociali e civili in questa città l'articolo 5, la registrazione dei senza, senza fissa dimora, eh, di, secondo me dei risultati che fanno fare dei salti di qualità importanti. Siamo, come dire, siamo veramente convintamente all'opposizione e ci ritroviamo da soli perché purtroppo si chiude un arco costituzionale di una maggioranza anomala in consiglio comunale quando si parla dell'inceneritore qui guardo michetti perché mi piacerebbe assoldarlo a questo punto dall'altra parte della barricata chiamarlo in causa perché le forze che lo hanno sostenuto in una campagna elettorale neanche troppo lontana in questo momento sono i migliori alleati del commissario straordinario al piano di rifiuti di roma alcune cose due o tre cose di contributo fateme di, fatemele dire la questione della la percentuale di raccolta di inferenziale a Roma non è solo un problema di avere un dato che è fisso oramai da oltre una decina d'anni. Il problema vero è la qualità. Il dato che ci comunica Lama è un dato quantitativo, non è un dato qualitativo. Il dato qualitativo sarebbe decisamente minore perché molta della percentuale di quei rifiuti, quel tipo, quella tipologia adottata a Roma della raccolta differenziata stradale sui cassonetti di infima qualità, porta a un risultato bassissimo. Tra l'altro, la scelta proprio da un punto di vista procedurale dei responsabilizza i cittadini. Il cassonetto stradale è qualcosa che allontana dall'avere un prodotto buono, che quello di alto valore di qualità per attivare l'economia la cosiddetta economia circolare e allo stesso tempo avere un prodotto che abbia un valore economico spendibile quindi una filiera che non si mette in, in moto una filiera che e ci siamo trovati anche qui molto spesso davanti eh, al sindaco contestando il fatto che ci fosse un'azienda prima di tutto da rilanciare a cui dare un indirizzo perché questo è quello che è mancato: dargli un indirizzo immediatamente per cui, partendo dalla raccolta, si potesse impostare quell'economia del riciclo attivando che cosa? le campagne di informazione e sensibilizzazione ripartendo dalle scuole, le grandi accordi con aziende di distribuzione per fare in modo che non ci fosse spreco e si possa estero contenere la produzione di imballaggi e perché? Perché tutto questo poi potesse diventare l'antefatto che cambia, che decide che si doveva tenere fede a quel patto per cui il piano regionale dei rifiuti del 2020 doveva essere effettivamente attuato e prevedeva che fosse sufficiente l'incidente di San Vittorio. Chiudo con un appello che secondo me è fondamentale: unire le vertenze. Se ne è parlato poco qua. Unire le vertenze significa che la questione di Santa Palomba non è solo: perdonatemi tra l'altro Marco Alteri ogni tanto ricche saluto, ricorda sempre che c'è stato un solo consigliere comunale che ha visitato Santa Palomba più di una volta, ecco, sono, è il sottoscritto, ma non è che non è un vanto, è purtroppo è un cruccio, nel senso che avrei voluto che altri colleghi avessero fatto questo. Ora qual è il problema di fondo? Io conosco la via Ardeatina, conosco come si arriva, qual è la viabilità per arrivare a Santa Palomba, qual è la potenzialità del treno, ma come pensiamo di portare questi rifiuti in quella zona? E allora quando gli, gli, gli amici, i comitati, i cittadini, le associazioni del TMB Salario protestano per quella scelta, devono essere qui con noi, qui con voi. Dobbiamo unire le vertenze, diventare forza dominante nella città che unisce l'idea, diventa opinione e sa guardare il futuro. Questo è quello che dobbiamo fare. Così come andare a recuperare tutti coloro che hanno subito malagrotta per 40 anni, perché ancora non è risolta, perché la bonifica non è mai partita su quei luoghi, e questo bisogna mettere insieme. Allora, da questo punto di vista, personalmente, ai tempi di Renata Polverini, che cercava il buco da riempire la discarica, questo facemmo e questo ci portò comunque perlomeno a quel nuovo piano regionale di rifiuti. Quindi, non assolutamente una battaglia che appena cominciata siamo ancora tutti ancora più agguerriti e più forti di prima. Grazie Nando. Eh, adesso, io do la parola uh, per una domanda al cittadino Alessandro Costagliola. Non so se ci arriva. Buonasera, sono Alessandro Costagliola. Piacere. Una domanda che eh, ci tenevo a farvi più alla commissione che ad altri, era ok, no al termovalizzatore. No, a per vari motivi per cui posso anche essere d'accordo. Ok, a aumentare la differenziata, che sicuramente può essere un ottimo incentivo. Poi, quali sono le proposte? Perché, se comunque c'è un'idea di termovalizzatore, magari abbiamo dei problemi di rifiuti e quindi bisogna, diciamo, um, sistemare questo problema, no al termovalizzatore però cosa si propone? Quali sono le idee? Cosa fa l'Europa? Cosa si, si dice? Più che dire ok, no, possiamo provare a parlare anche di cosa si può fare per andare a migliorare. Questa è la domanda. Eh, C'è un piano regionale dei rifiuti che già queste cose le descrive e quindi basterebbe applicarle. In ogni caso, eh, se Roma... Facesse la sua parte quindi una politica che riduce i rifiuti, perché ne oggi non ne abbiamo parlato: ma la quantità di chilogrammi chil che ogni anno un cittadino, i cittadini romani producono è superiore alla media. e Quindi bisogna orientare le filiere, bisogna orientare le produzioni e quindi diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta, ma non soltanto la raccolta differenziata, anche riuscire a riutilizzare quel materiale, perché è importante. E dall'altra ci sono tutta una serie di filiere di impiantistica, dalle terre di spazzamento all'estrazione dei, dei materiali che sono presenti in alcuni, in alcuni prodotti, fino a, ad arrivare, ed è questo noi abbiamo fatto i calcoli, nel Lazio già c'è un termovalorizzatore, c'è già un termovalorizzatore che se applicate queste altre attività, e cioè riduzione dei rifiuti, costruzione degli impianti che estraggono dal, dai rifiuti anche dal tal quale ulteriore materiale riciclabile. Basterebbe fino a quando non avremo, diciamo, già basterebbe quello per stare all'interno del percorso. E poi ci sono altre tecnologie che si stanno portando avanti, che non prevedono la combustione, che è il principale elemento di inquinamento, su cui investire. Quello guarda il futuro, c'è cioè il riciclo chimico, ci sono altre tipologie. Ed è per questo. Che sulla parte finale, se si facesse tutto questo e quindi diminuisci, aumenti, diminuisci la quantità, aumenti la raccolta differenziata, fai tutti gli impianti a sostegno dell'economia circolare. Su quel piccolo residuo che sarebbe di tal quale, noi diciamo una cosa: invece di scegliere la tecnologia più antiquata che c'è, cioè. La termovalorizzazione, fai un grande concorso internazionale, sfidi tutte quante quelle che sono le innovazioni e le aziende che puntano sulle trasformazioni e vedrete che non vincerebbe mai un termovalorizzatore, ma vincerebbero altre realtà su cui tanti paesi si stanno portando. Noi abbiamo parlato con esperti da tutte le parti del mondo. Le filiere sono quelle che non prevedono la combustione e sono quelle che guardano più al riciclo chimico e ad altre attività. Quindi le tecnologie ci sono, se dobbiamo sperimentare in qualcosa, non sperimentiamo su tecnologie che non producono risultati, ma immaginiamo sul resto. Ecco, mi sarebbe piaciuto aver visto tutta questa carrellata di cose, aver fatto un concorso e aver perso perché c'era un'idea migliore e invece che avere soltanto... Una, una proposta di un super mega inceneritore e tutto il resto non viene neanche affrontato. Oh, Claudio Amato, non so se c'è ancora, c'è ancora, ha resistito, perfetto. Buonasera, grazie dell'opportunità. Ma io penso che il tema del sindaco che fa una campagna elettorale dove parla del tema dei rifiuti affrontandolo come lo ha affrontato, eh, differenziata spinta, riciclo, riuso, eccetera, eccetera. Poi un giorno ci racconta che la soluzione è il termovalorizzatore. Ora che non è che non si possa cambiare idea, l'idea si può anche cambiare, ma se tu ti presenti a guidare una città come Roma con una proposta di quella natura e poi cambi idea, devi coinvolgere la cittadinanza, non puoi decidere da solo perché sennò non puoi fare il sindaco di Roma, a mio modo di vedere. Poi voglio dire, il tema dell'utilità del termovalorizzatore... Vive anche su delle battute. Di Cola faceva cenno al fatto che l'assessore ogni tanto si lascia scappare opportunamente, allora tenete la mondezza per strada. E questo è l'argomento più forte della necessità di avere il termovalorizzatore. Mi è capitato tante volte di assistere a chi era contrario al termovalorizzatore e volantinava contro il termovalorizzatore, e la gente che gli dice allora tenete la mondezza per strada. Questo argomento, l'avete spiegato benissimo, è assolutamente ridicolo, ma è anche altrettanto ridicolo, secondo me, sostenere, come più volte ha fatto l'assessore, che il termovalorizzatore può e deve benissimo co con convivere con l'incremento della raccolta differenziata. Allora, io avrei voluto chiedere all'assessore, ma lo chiedo a voi, se volete darmi una risposta ne sarei felice al posto suo ma come fa ad essere un funzionamento ottimale il termovalorizzatore se non puoi bruciare la plastica e la carta perché continui a fare la differenziata la mondezza dove la andiamo a comprare la facciamo manire dal resto d'Italia o dal resto d'Europa è questa la proposta far diventare Santa Palomba un luogo accentratore di un riciclo indegno di mondezza io credo che sia questo il tema Grazie mille. Allora, questa, con questa domanda io anticipo che noi dobbiamo chiudere, quindi facciamo rapidamente eh, rispondere, ne approfittiamo anche per ringraziare eh, chi ha partecipato, chi era collegato online, chi ci ha seguito su Web 55 TV, chi ci ha seguito sulla pagina di Castelli Notizie, il teatro che ci ha ospitato, il fonico che ci ha assistito e Adolfo che è sempre molto prezioso, fa di no ma è molto prezioso e grazie a Chiara che ha moderato insieme a me, siamo pronti anche per Sanremo, per altre cose, quando volete siamo a disposizione, abbiamo anche le nozioni quindi non siamo di semplici vallette